Puntata di Good Morning Milano, puntata del martedì, puntata di apertura della settimana. Ieri non siamo stati in onda, ma l'avete visto poi ieri sera con la lunga maratona del candidato. Più di 40 candidati sono passati qui ieri sera per presentarsi, per dare la loro idea di futuro della Lombardia, in modo che il 4 marzo, quando andremo a votare, all'unica, ricordo, elezione e votazione in cui possiamo di nostro pugno mettere anche un nome sulla scheda, insomma, avremo magari un'idea più precisa di chi andare a votare. Ma oggi è martedì e, come tutti i martedì, parliamo di periferie. Lo facciamo col nostro consueto ospite, Walter Cherubini, di Consulta Periferie Milano. Buongiorno, Walter. Buona giornata, ben ritrovati anche a chi ci sta guardando. Buongiorno Walter, bentornato, grazie mille di essere qui ancora una volta. Chi ci ha portato oggi? Oggi abbiamo Maurizio De Filippis del gruppo Allora Blu, Allora tutto attaccato. Allora Blu. Esattamente, tra le altre cose hanno recentemente editato un libro, I racconti del Drago Verde, sull'omonima via. E ci interessa questo aspetto dell'omonima via perché molto spesso noi abitiamo in vie che sono dedicate a qualcuno e non spesso conosciamo chi sia questo a cui è È vero. dedicata la via e poi magari non conosciamo nemmeno la via, no? Infatti. E quindi chi ci abita, chi non ci abita, le cose che ci sono. Noi di Milano News l'abbiamo fatto, chiedendoci chi fosse questo famoso Bernabò Visconti di cui dedicata la via, e un po' ci siamo chiesti anche come hanno fatto a dedicargli una via, perché insomma non è che fosse uno stinco di santo. Quindi insomma, sarebbe anche interessante vedere poi alcune storie davvero interessanti che sono dietro ai nomi. Appunto, nell'omonima via, un libro del gruppo Allora Blu. Maurizio, che cos'è il gruppo Allora Blu? Dunque, un micro. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Desidero ringraziare Milano News per l'ospitalità e la gentilezza di Walter, con cui abbiamo avviato anche un rapporto di collaborazione che parte dalla Consulta delle Periferie e diciamo, spero che sia foriero di buoni auspici per tutti. Dunque, il nome degli Allora Blu, che cosa sono gli Allora Blu? Gli Allora Blu è un micro gruppo di autori che non ha un programma letterario. Non ha un manifesto letterario, è un piccolo gruppo di amici che ha cercato di mettere in risalto la propria creatività adottando appunto questo pseudonimo e questa modalità che ci consente, da una parte, di dare libero sfogo alle nostre fantasie creative di aspiranti scrittori, dall'altro quello di inserirsi e inserirci in un circuito che non necessariamente a livello editoriale deve essere quello delle macro case editrici. Allora Blu, nome un po' strano, Certo. cosa. Allora Blu. Allora senza posto, tutto Sì. attaccato, quindi insomma. Allora Blu è innanzitutto, da un punto di vista, diciamo, letterale, è quel momento che esiste tra il tramonto e l'alba che assume quei contorni, quella tonalità di luce blu violacea che viene molto apprezzata da cineasti e fotografi, ma che è il nome del nostro gruppo, ma è anche il nome dell'associazione culturale Lora Blu che si trova a Bollate e che diciamo noi è come se fossimo una costola editoriale. L'associazione culturale Lora Blu è un'associazione che ha al suo attivo numerose iniziative, tra cui l'ultima, forse la più importante, se non altro la più recente, che è quella delle Agende Rosse, che ha portato questo gruppo di ciclisti assieme a Paolo Borsellino fino in Sicilia in occasione appunto della commemorazione dell'anniversario della morte del magistrato. Venite oggi qui con un volume molto interessante, appunto dal nome Nell'omonima via. Poi insomma, appunto, come dicevi, le storie poi di Milano nascono appunto nelle nostre vie. Di cosa si tratta questo libro? Sono storie di fantasia? Sono storie reali? Dunque, allora, Quanti nell'omonima autori prima di tutto hanno sono collaborato? 9 autori Tra quelli con che tu mi una hai visto, decina, giusto? sì, tra cui nel mio piccolo ci sono anch'io, che tra l'altro poi volevo dire una cosa su Bernabò Visconti perché nel mio contributo, che si intitola San Giovanni in Conca, storie, leggende e curiosità, è proprio diciamo, la chiesa gentilizia che Bernabò Visconti aveva inglobato nella sua tenuta che si trovava praticamente in Piazza Missori. Anche lì non usciva bene, cioè si era preso un pezzo che non era roba sua, giusto? Sì, diciamo Ecco. che è un personaggio sicuramente chiacchierato, che
che a un certo punto viene esautorato dal nipote Gian Galeazzo, viene rinchiuso nel castello di Trezzo d'Adda dove mo probabilmente morirà avvelenato. La cosa caratteristica, racconto un aneddoto perché siamo in via Bernabò Visconti, e che è presente anche nel libro, lui amava molto la caccia, aveva circa 5.000 cani, questa è la leggenda narra questo episodio, e cioè questi cani ovviamente non potevano stare tutti nella tenuta, quindi venivano dati in affido a una serie di famigli o di cittadini, diciamo, del Ducato. E se ovviamente le pene, se questi cani non venivano accuditi nella maniera migliore, erano piuttosto severe. E quindi c'era la consapevolezza da parte di questi ultimi, quando si recavano a far vedere i cani al Duca, che se non si non, questi cani erano emaciati, e quindi loro avevano fatto un lavoro che. La Vulgata dice, se mi consentite la parolaccia, avevano lavorato la cazzo di cane, perché la Cadican era il nome, appunto, il soprannome Arriva da della lì, dimora, quindi. ma così si dice, insomma. Cavolo, allora qualcosa di buono ha fatto. Finisco qua nell'omonima via e è nato il momento in cui abbiamo deciso di fare questo libro, ci siamo trovati in una trattoria del centro, posso citarla? Sì, prego. La trattoria Salutati e l'appuntamento era stato dato nell'omonima via perché si trova proprio in questa via, quindi diciamo abbiamo approfittato di Va bene. questa congiuntura. Insomma, quindi ci sono raccontate quante vie, diciamo, quante vie danno poi là dei racconti, anzi, questo è quello che. Dunque, la cover, che è opera di Giancarlo Pasquali, presenta una serie di fermate del metrò e in corrispondenza di queste fermate, da Lorenteggio a Missori, a Niguarda, a Bovisa, eccetera, eccetera, ve ne sono, e in corrispondenza di queste fermate poi vi sono appunto dei vari i racconti che sono improntati spesso a delle vicende di fantasia, ma anche a livello biografico. Appunto, diciamo, quindi nell'omonima via i racconti del Drago Verde, come sottotitolo Drago Verde, che per chi è di Milano sa essere uno dei vari nomi che vengono dati alle fontanelle, ormai sempre di meno se ne Le vedono in giro, alle come vedovelle. vedovelle, ecco. Molti le chiamano ancora Drago Verde, sempre di meno però se ne vedono in giro in città, però Ah, insomma è una bella, ce n'è un è numero. un altro tratto distintivo della nostra città. Marta, tu hai voluto prendere spunto proprio dall'omonima via perché dici, spesso ce l'hai raccontato questa cosa, noi siamo appunto nelle vie però non le conosciamo neanche noi, non conosciamo le nostre vie, non conosciamo i nostri quartieri, non conosciamo la nostra città, giusto? Sì, ma soprattutto perché vogliamo far emergere invece quello che c'è nelle nostre vie, nelle nostre città. Quest'anno in particolare ci lanciamo un po' una sfida e la lanciamo anche a chi ci ascolta, perché il tema è che ciascuno con delle proprie specifiche capacità può contribuire a questa iniziativa che crediamo possa così in proiezione mettere a sistema oltre 250 iniziative, a partire da una base storica di 100 concerti che abbiamo consolidato nel 2017 e anche nel 2016, e quindi in quest'ultimo, nel recente 2017, questa c'è una mappatura che abbiamo anche rappresentato, le sedi dove si sono svolti questi 100 concerti. È una mappatura piuttosto ampia e articolata e al filone dei concerti, che coinvolge anche 40 cori amatoriali milanesi per 1031 cantanti, Però se non sono professionisti, però sicuramente lo fanno con professionalità e quindi animano questo tipo di vivacità musicale nel territorio periferico. Ecco, allora, il momento musicale vogliamo associare e mettere in collaborazione anche un momento storico dove cercheremo di mettere a sistema anche presentazioni di libri fatti da storici locali, ce ne sono parecchi, alcune decine, ma forse sono anche una cinquantina sicuramente, e quindi che fotografano storicamente l'evoluzione dei vari quartieri dove noi abitiamo. Perché il tema è che siamo Stiamo noi intendendo. che abitiamo
nei quartieri che spesso non conosciamo la storia, quindi non riusciamo a avere nemmeno una prospettiva storica, quindi si vive un pochettino il presente, però conoscere le proprie radici non guasta. Ma d'altra parte questo qui è un po' un vezzo dei milanesi, se, come diceva Bonvesin dalla Riva nel 1288, no, che i milanesi, gli stranieri non conoscono Milano, ma d'altra parte nemmeno i milanesi la conoscono più di tanto, perché noi siamo sempre indaffarati a fare a contribuire qualcosa. al PIL nazionale. Ecco, però avere anche l'idea non guasta. Quindi su questo vogliamo innescare questo aspetto storico, letterario anche, nello stesso tempo anche costituire un percorso, diciamo così, di architettura. Recentemente c'è stata un'informativa sui set cinematografici ospitati a Milano, circa 600 set, almeno quelli ufficiali, ospitati a Milano, che nella stragrande maggioranza dei casi sono concentrati Galleria, Duomo, Castello. Ma d'altra parte, se la periferia non è conosciuta e non la conosciamo nemmeno noi, figuriamoci se uno Finisce viene a solo nei fare, video rap, del cinema, no? finisce solo Ecco, lì. allora il tema è esattamente quello di conoscere, far apprezzare ciò che c'è e anche approfondito. Abbiamo avuto modo oggi di via Bernabò Visconti, che sono 100 metri di via circa, Di non quanta storia c'è dietro. di quanta storia che c'è dietro, ma anche che c'è dentro, no? Perché Ah sì. sicuramente c'è una sede televisiva, ma Una web a radio. due, no, due passi c'è anche una radio, Una tanto per radio, 5 intenderci. carrozzieri, tipo, una cosa del Quindi genere. di cose ce ne sono parecchie. È un Ecco, distretto. questa è una ricchezza. Nello stesso tempo, anche oltre a dei percorsi, che già ci sono delle iniziative in alcuni quartieri di Milano, ma appunto vorremmo metterla a sistema proprio per offrirvi a tutta quanta la città anche un aspetto, diciamo così, artistico, nel senso di abbellimento della città. E quindi adesso vedremo con alcune università o istituti di arte che ci sono a Milano di favorire la presentazione delle loro installazioni, che molto spesso non sanno dove metterle, perché mica si può mettere tutto in Piazza Duomo, Ok. tra l'altro, e spesso non si conoscono le possibilità, però invece avendo Mettiamole avuto qua. oltre 40 sedi di concerto, queste qui possono essere, magari non tutte, però in buona parte, dei luoghi dove quindi c'è l'aspetto musicale, c'è l'aspetto storico, c'è l'aspetto architettonico e c'è anche l'aspetto artistico dove i giovani possono mettere in mostra quello che sanno fare. Ecco, Maurizio, che Milano viene fuori dal vostro racconto, cioè collettivo, diciamo, Sì, no, i allora, vostri racconti, anzi. certo, volevo dire due cose velocissime. Prego. Prima, che l'introduzione e la prefazione sono curati da Ermanno Accardi e Maurizio Principato e le edizioni sono le edizioni della Vigna. È stato pubblicato a fine dicembre del Ok. 2017. Quello che, ma su questo ritengo di essere anche in sintonia con Walter, Milano è da sempre al centro. È stata sempre al centro di una serie di trasformazioni politiche, sociali ed economiche, questo lo sappiamo. E in fondo Milano è sempre stata considerata nell'immaginario collettivo come proiettata verso il futuro, verso una forma quasi digitale, visto che siamo ormai abbondantemente nel secondo millennio. Però questa Milano, improntata sul futuro, in realtà non sempre è andata di pari passo con il passato, non perché questo sia, diciamo, di per sé negativo, ma quello che noi pensiamo è che una narrazione alternativa della città che metta in risalto tutta una serie di topos letterari e luoghi fisici, come ad esempio i quartieri periferici, servono a conciliare la tradizione con la modernità. Non so se Walter è d'accordo con questa nostra interpretazione. Beh, è anche interessante infatti che i vostri racconti sono bipartisan, per dire, sì, un po' in centro, ma un po' appunto nelle periferie. Abbiamo Bruzzano, poi passate a Missori, poi a Niguarda, la Bovisa, poi arrivate in Garibaldi, che una volta era forse una periferia, anche quella, adesso invece è il centro di Milano quasi ormai, no? Quello è Brera, poi Portagenova e Navigli, che insomma hanno una storia di periferia, Certo. convertita ormai in zona stra importante, stra centrale, Loreto, Lorenteggio, insomma avete mappato tutta la città. Sì, ma è perché sono centri, Vissuta. anche le periferie sono centri di Certo. milanesità,
Questo è il discorso, non è solamente il centro storico che ha una storia conosciutissima, ma i quartieri periferici hanno, come è stato ben detto prima da Walter, una storia peculiare che va messa in risalto e va in un certo senso anche rivalorizzata. Ecco, diciamo appunto, sono centri anche le periferie, tu Walter poi lo dici spesso, no? Ma cioè, poi dobbiamo un attimino distinguere, perché se noi andiamo a vedere il quartiere Garibaldi, sicuramente è in quello che è il centro, indubbiamente. Quartiere Garibaldi che era un quartiere popolare. Oggi è un quartiere popolare? Probabilmente Qualche casa no, popolare c'è ancora, ma ben poca. ha cambiato la sua, così, la sua consistenza sociale, il proprio mix sociale, ma come cambiano anche parecchi quartieri della città. Allora, il tema non è tanto di una dicotomia tra centro e periferia, ma è capire come è realmente la città. Allora, dove prestiamo la nostra attenzione? Se noi andiamo a vedere i set cinematografici, vediamo immediatamente come è percepita l'attenzione. Allora, Che in realtà vada, mi viene da uno. pensare, se pensiamo ai film invece degli anni 70, così, invece erano tutti quasi tutti girati in periferia, così erano i famosi film girati a Cossico e Sì, Trezzano, no? È vero? ma vediamo anche quali erano i contenuti dei film di periferia. Infatti. Adesso, al di là di alcuni storici importanti, però. C'è stato tutto un filone sulla malavita, Sì. no? Allora è Famosi chiaro che, poliziotteschi, come chiamano quelli no, che erano. esattamente. Allora è chiaro che questi film non è che fossero girati in Piazza del Duomo, no? Ma andavano in tutte quelle realtà, diciamo così, periferiche per certi aspetti. Ma anche lì c'era una modalità di descrivere la periferia in maniera anonima per certi aspetti. Noi abbiamo un film, se non mi ricordo male, che a un certo punto dice c'è stata una rapina in via Padova, no? Poi in effetti l'ottico c'era, però era in via Rubens, perché se uno va a vedere il film dice ma quella lì è via Rubens. Allora c'è un racconto, è chiaro poi nell'immaginario filmico Ma ognuno insomma, via racconta un po' Rubens come era proprio vicino a crede. Corso Vercelli, non va bene, non era così periferia. Non era così, però è fuori dalla cerchia della Infatti, 90-91, quindi anche l'Agenzia delle Entrate la definisce periferia classifica. questa. Poi possiamo vedere Vabbè, perché. l'occhio filmico c'era comunque No? Il drammatizzare. teatro, per esempio, il teatro Manzoni, quando Sì. venne realizzato, no? Come raccontato anche in alcune iniziative che abbiamo fatto, ma dopo il teatro Manzoni non c'era più niente, non è che ci fosse la periferia, c'era la campagna. No? Perché poi più in là che cosa c'era? C'era esattamente il comune di Baggio e quindi questo invece era un comune, ma c'era proprio uno stacco. Oggi come oggi uno fa via delle forze armate e quindi senza soluzione di continuità, anche se degli spazi verdi di disconnessione tra la parte diciamo milanese della città e la parte di Baggio c'è, perché per esempio si è salvaguardata tutta. Fino adesso è l'area verde della Piazza d'Armi e Hai quindi detto bene uno fino passa adesso, vedremo cosa e succederà. quindi esattamente e quindi vediamo questo bene comune che fine farà rispetto al comune. Ecco, allora ci sono ancora degli stacchi, però c'è questa modalità di raccontare indistintamente la periferia. Invece noi diciamo che bisogna guardarla per quello che è, poi può avere delle proprie centralità. Urbanisticamente però esiste un centro e un centro corrisponde alla periferia. Se non c'è una periferia c'è perché c'è un centro. Ok. Allora, tutte le volte che noi, diciamo così, focalizziamo e anche mettiamo a mappa le iniziative che vengono svolte a livello cittadino, vediamo che c'è una grossa concentrazione sul centro. Poi uno può dire il mio centro può essere nell'estremo quartiere di Milano, va bene, ma è il tuo centro. Dopodiché, per quanto riguarda il lavoro di Consulta Periferie Milano, che è quello di dire bene, è il tuo centro, la tua cascina, sei contento, qui c'è la tua vita come ciascuno vive la propria vita. Però dal punto di vista dei servizi, delle iniziative, delle attività, quanto è ritenuto centrale dalla sommatoria che fa Milano, dalla classe dirigente che può essere sia quella politico-istituzionale, ma è anche quella culturale, economica, finanziaria. Ecco, per cui non c'è un aspetto dispregiativo, la periferia non è sinonimo di degrado, anzi, no.
ci sono delle situazioni degradate anche in centro. Proprio per questo allora però bisogna anche farla conoscere la periferia, perché ha delle ricchezze a partire da ville storiche, tanto per citare degli elementi molto molto importanti che potrebbero essere anche occasione di set. Ah, sì. Poi gli addetti ai lavori vedranno come apprezzarli. Però, insomma, sicuramente la periferia però molto di più. Abbiamo che dei solo... monumenti che sono forse più conosciuti da chi è all'estero piuttosto che da noi milanesi, allora conosciamoli. Maurizio, il libro, appunto, mi dicevi, è uscito da un po', ma lo state presentando in giro per la città. Sì. Avete a breve una presentazione, giusto? Sì, sabato 3 marzo, dal 17 al 19, saremo al negozio civico di Via Laghetto, chiama Milano, e vi invitiamo a partecipare e, diciamo, a leggere e, perché no, anche ad acquistare il nostro volume. Leggerete dei passaggi, farete qualcosa del genere, cosa avete in mente per quel giorno? Dunque, ci sarà Ermanno Accardi che presenterà il, diciamo, il volume, e poi vi saranno i vari autori che si alterneranno, forse ci sarà una mini lettura di alcuni spezzoni. Okay. E poi, diciamo, improvviseremo anche un po', perché mi sembra che sia, diciamo, la cosa migliore in un certo senso, visto che siamo un gruppo libero di pensatori, come così un po' ironicamente sì. Ci vogliamo chiamare, non abbiamo uno spartito, ecco. Volevo dire quattro cose velocissime, citando magari un po' i titoli. Prego, abbiamo detto prima le vie, entriamo certo. Più nel dettaglio. Dunque abbiamo Rino Morales con Il segreto esoterico della piramide, Federico Franchin con L'uomo che voleva acquistare il quartiere di Brera, La spigoletta di Giovanni Francavilla ambientata in Bovisa, c'è il mio modestissimo contributo che è legato a San Giovanni in Conca, che è una chiesa antichissima, paleocristiana, che si trova in Piazza Missori, Il mostro di Niguarda di Gianluca Tavecchia, che è una sorta di giallo. Abbiamo ancora Rino Morales con Intervista col vampiro, Ermanno Accardi con Le sue facce meneghine, Raffaele Maddalena che scrive in lingua, perché non dimentichiamoci che il fenomeno immigratorio a Milano negli anni 60 e 70 sì. È stato un fenomeno sicuramente di rilievo, quindi in un certo senso il mondo in un cortile. E poi abbiamo Nicola Chinellato che parla di una vicenda, secondo me, molto interessante, che è ambientata nella Milano degli anni di piombo. E poi abbiamo un piccolo cameo di Antonio Bellomi, Allarme a Milano, che è un pezzo che è stato pubblicato nel 1985 su Playboy. E quindi non vi dico nulla di più, perché sennò diventa... Interessante, siete andati a ritrovare questo pezzo, l'avete inserito? Sì, diciamo che fa parte della scuderia, che passatemi il termine, del nostro editore, Luigi Petruzzelli. Interessante, comunque ricordiamo allora bene il 3 marzo, giusto? Il 3 marzo alle ore 17 alle 19. Facciamo vedere, grazie Magdalena. Dalle 17 alle 19. Saremo in via Laghetto 2 a Milano, al negozio civico di Chiama Milano. Vi aspettiamo. Ecco, invece Walter, anche il Consulta Periferia Milano ha degli appuntamenti importanti, e sono quelli, ad esempio, della scuola di periferia. La scuola di periferie, abbiamo fatto ieri l'incontro con l'assessore Liparini sui beni comuni, direi che è stato un incontro di contenuto e quindi ha aperto anche delle possibilità operative che sono sempre interessanti. È importante che ci sia questa osmosi tra chi lavora nelle istituzioni per il territorio e chi lavora sul territorio, perché questo qui è uno dei punti fondamentali. Prossimo appuntamento lo vedete sul sito periferiemilano.com. Uh-huh. Mercoledì 14 marzo ci sarà un tema su comunicazione come e dove, perché iniziative sul territorio ne vengono fatte numerosissime. Ci sono almeno più di 200 iniziative, 75% di carattere culturale ad ingresso gratuito, promosse da realtà sul territorio. Il problema è che chi abita e come fa a conoscerle? O uno ha un piccolo sito di riferimento che va a vedere che cosa fa quella singola associazione, oppure ci potrebbero essere altre modalità. Noi diciamo che le altre modalità, utilizzando delle disponibilità comunali, noi facciamo un calendario per quale possiamo.
Però sicuramente anche periferiemilano.com è uno delle migliaia di siti Insomma, che ci sono a ogni mese troviamo un Milano. bel po' di E quindi iniziative. invece sicuramente il Comune di Milano ha a disposizione una serie di spazi che noi diciamo le bacheche comunali, ce ne sono centinaia su tutto il territorio, quindi utilizzando dei piccoli spazi. Abbiamo i mezzanini delle metropolitane. I mezzanini delle metropolitane con un piccolo spazio dedicato favorirebbero alle centinaia di migliaia di persone che utilizzano la metropolitana, in particolare nelle sedi periferiche, di vedere che cosa c'è sotto casa loro. Nello stesso tempo anche i mercati comunali hanno parecchi muri liberi e quindi un muro 3x3 dedicato dove anche i municipi potrebbero fare le loro comunicazioni istituzionali. Questo, d'altronde, se non si conosce poi non si riesce nemmeno a apprezzare. Allora, questo qui è uno dei temi che focalizzeremo perché i casi sono due. O si dice anche all'amministrazione comunale, promuovete iniziative, fate iniziative. Ma poi se non ho la possibilità di comunicarle, se non soprattutto siccome viene promossa e invogliata la cittadinanza attiva, il fare, allora, perché altrimenti diventa fai e disfare e tu non lavorare, perché io faccio la cosa ma poi non riesco a comunicarla e quindi è come se non La l'avessi canto me la fatta suono. per certi aspetti. Questo qui è uno dei punti salienti dove misureremo il grado anche di comunicazione per certi aspetti di chi rappresenta le istituzioni e chi opera nel territorio. 14 marzo, mi dicevi 14 giusto? marzo, comunque Perfetto. sul sito alle ore Comunque sul sito 18, c'è sempre al tutto. negozio civico Chiama Milano, che fa parte di questa a scuola di periferie, che saranno 60 appuntamenti dal fine 2017 a 2019, e che fa parte in particolare di partecipazione o burocrazia. Perché la burocrazia, le regole devono favorire la partecipazione, invece non è propriamente così, come abbiamo anche constatato ieri. Perfetto, allora io davvero vi ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi, siamo arrivati in chiusura. Maurizio, grazie mille Grazie a per voi. Vi questo bellissimo aspetto naturalmente volume. tra gli 3 invitati. marzo al Via negozio Laghetto civico 2. di Chiamo Milano, Via Laghetto 2, dalle 17, giusto? Esatto, vi Perfetto, va bene. aspettiamo, eh. Non mancheremo, vediamo dopo il telegiornale, siamo lì, va Va bene. bene. Grazie mille Grazie Maurizio, a voi. complimenti per il vostro volume. Grazie Walter, come sempre, noi ci Grazie a vediamo voi. martedì prossimo con altre storie. Ho visto, grazie Walter anche per la sequenza di volumi che ci hai portato, appunto abbiamo visto prima le immagini di tutti i volumi che parlano di Milano, tantissimi, tutti i quartieri, ed erano solo alcuni di quelli Erano solamente alcuni disponibili. volumi che normalmente vengono presentati, però sono occasioni dove magari ci sono 50-100 persone di un quartiere, C'è una nostra e ascoltatrice che ci chiede invece. su Baggio, c'è qualcosa su Baggio? Sicuramente, ci sarà qualche bel libro che parla di Baggio Ma e dell'organo, no? c'è una pubblicazione anche su questo, ma in verità della storia di Baggio Sì? non c'è tantissimo, anche se ci sono Ah. alcune pubblicazioni sulla cascina Monastero, per cui poi si fa anche un riferimento a Baggio, Sì? oppure c'è anche un libro che tra La cascina l'altro all'interno, credo che lei faccia poi riferimento un po' alla zona di cascina Baggio, all'interno, però però ecco, su sono tutte Baggio. delle sfaccettature particolari, come anche per esempio adesso sto leggendo un libro che non è recentissimo, comunque Milano e i suoi borghi, in particolare fa la fotografia, non di tutti i borghi di Milano, Sì? di tutti i borghi di Milano. C'è una fotografia con il libro Antichi borghi della periferia Ok. milanese, dove proprio fa una fotografia e ci sono anche le fotografie di Wow, realtà oggi esistenti degli antichi borghi, che sono bellissimo, una molto bello. settantina di quelli che poi sono i 100 quartieri della periferia milanese, però gli antichi borghi ne sono stati computati 70. Su Perfetto. Baggio ci sono tutta una serie di elementi, appunto dicevo questo, che in particolare fa una fotografia con 300 pagine dell'antica Pieve di Trenno, che quindi andava da Arese fino a Lorenteggio, e quindi ci sono anche tutta una serie di focus sui vecchi quartieri di Milano, dal Bassetto, che poi i quartieri erano comuni, Ah sì, no? c'erano Comuni comune. di Boldinasco, che uno dice vabbè, ma dov'è questo comune? Era un È un comune. Ecco, comune, per cui d'accordo. capire anche l'evoluzione storica, Perfetto. economica, è importante, crediamo. Va bene, allora, grazie mille davvero a entrambi. Grazie a voi. Ci vediamo allora prestissimo per una presentazione del libro nell'omonima via di allora.
Blu, grazie mille davvero e buona continuazione a voi e buona continuazione anche a voi che ci avete seguito. Ci rivediamo questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano All News. Io personalmente invece domani alle 12.30 sono qui con una nuova puntata di Good Morning Milano. Vi aspetto, grazie mille, arrivederci, a presto.